Si sono tenuti ieri sera a Belvedere Marittimo i funerali di Silvana Rodriguez, la giovane donna trovata lo scorso 12 dicembre carbonizzata nell'auto di famiglia presso il cimitero della cittadina tirrenica. La salma è stata restituita ai familiari solo in questi giorni, dopo le indagini autoptiche. Solo con l'esame del DNA si è potuto accertare ciò che tutti sospettavano, che il corpo rinvenuto fosse della Rodriguez. Difficile invece stabilire se abbia subito violenze, l'unica cosa certa è che non sono stati ritrovati segni né d'arma contundente né di fuoco, possibile invece lo strangolamento. La donna di origine brasiliana, sposata con un meccanico del luogo e madre di due figli, apparteneva alla congregazione cristiana evangelica. Il funerale si è tenuto seguendo il rito evangelico presso il Palasport di Belvedere, per rendere degnamente omaggio alla salma, così come recita l'ordinanza del sindaco che ha proclamato il lutto cittadino e che nel prendere la parola durante la funzione ha esortato nuovamente a vincere l'omertà e ad aiutare gli inquirenti. Presenti alle esequie, oltre alla comunità del luogo, anche le congregazioni dei paesi limitrofi e di altre regioni, ma anche i parroci delle chiese cattoliche della cittadina, che hanno mostrato la loro vicinanza da subito ai fratelli evangelici. Tutti stretti intorno al dolore di una famiglia che ancora non ha trovato giustizia. Un caso di difficile risoluzione, così come apparso già dalle prime ore e che ha visto anche i riflettori puntati dei TG nazionali e di trasmissioni come Chi l'ha visto. Le indagini affidate al PM di Paola, Maria Teresa Grieco, sono tuttora in corso. Al vaglio degli inquirenti, diverse le ipotesi. Un ringraziamento sentito è stato rivolto agli inquirenti, ai PM, alle forze dell'ordine da parte dell'intera famiglia, che da quel sabato sera incessantemente seguono le indagini. Incaricati della famiglia invece l'avvocato Averigo Cetararo e il criminologo Sergio Caruso, che così si è espresso. La morte di Silvana Rodriguez ha sconvolto tutta la nostra comunità. È stato un evento che ha scioccato molto e gli inquirenti stanno lavorando il migliore dei modi per far luce su questa tristissima dinamica che non ha colpito solo le due famiglie, ma ha colpito tutta la società civile. Ed è giusto che al di là della funzione religiosa, giusto il dia che delle due comunità che si sono riunite, che è una cosa bellissima di Fratelli in Cristo, oggi per la prima volta si è vista, si possa dar luce, giustizia a una mamma, a una donna esemplare ed era un esempio, un punto di riferimento per la sua piccola comunità. Questo è il messaggio che mi sento di lanciare, soprattutto da uomo e poi da criminologo.